Una 3 giorni all'insegna delle apnee e dell'educazione alla pratica subacquea, scuola SSI con particolari tipi di immersione, assieme all'uomo dei record Gianluca Genoni. Alla piscina di Belluno domenica protagonisti il fiato e la concentrazione con uno stage di apnea, mentre sabato una conferenza aperta al pubblico alla Sala Mucin del Centro Giovanni XXIII di Belluno illustrerà i segreti di questo peculiare sport. Il tutto organizzato dal locale Club Subacqueo con la collaborazione di diverse associazioni. In questi giorni sono a Belluno fino a domenica, ospite del Club Subacqueo di Belluno, perché con loro stiamo portando avanti un discorso legato proprio all'apnea, alla formazione di nuovi allievi di apnea, cercare di avvicinare il maggior numero di persone, il maggior numero di giovani a questa disciplina, che non è solo legata ai record o alle immersioni particolarmente profonde, ma è un'immersione puramente ricreativa, quindi insegnare le tecniche per andare in acqua in comfort e sicurezza a scendere a pochi metri, scendere a 5, 10, 15 metri di profondità, che sono quelli necessari per guardare quello che c'è sotto il mare, quindi dove c'è ancora luce, dove ci sono colori, dove ci sono pesci. Domenica ci sarà uno stage aperto a tutti quelli che vorranno, quindi interloquire con questo grande campione. Invito quindi tutti quelli che sono grandi appassionati del mare, dell'acqua, delle immersioni, non solo con le bombole ma anche con l'apnea, a venire. Molti pensano all'apnea come una prova di forza, una prova di coraggio, di mostrare quanto si è bravi e scendere il più profondo possibile o restare il più tempo possibile senza respirare, ma l'apnea non è questo, anzi è esattamente il contrario, quindi è imparare a respirare, stare bene in acqua, rilassarsi e riuscire a fare tempi anche a volte piuttosto lunghi senza fare nessun tipo di fatica.